Eccoci finalmente pronti alla partenza sabato 7 gennaio 2023, pronti ad assistere a quella che sarà la prima partita del nuovo anno. Speriamo bene e andiamo. Eccoci dunque in direzione del campo di Baricella, dove a breve ci sarà la partita, la prima partita stagionale del nuovo anno. Alla mia destra abbiamo Fabio, che è carichissimo come sempre. Oh, come ti senti oggi, bro? Bene, bene, dai. Quali sono le tue sensazioni della partita? Vediamo, dai, questa è una partita importante, è una partita in cui dobbiamo fare punti per forza. Mentre siamo diretti al campo, ne approfittiamo per rispondere alle domande che ci avete posto in questi ultimi video. Vedremo Fabio come se la caverà con le risposte. Fabrizio Schiano ci dice: se Fabio impara a stoppare il pallone con la suola come fanno nel calcio a 5, diventa devastante. Stoppando di piatto il pallone gli si allontana quel tanto che basta. Sì, io sono d'accordo. Diciamo che sto iniziando a stoppare la palla con la suola, però diciamo che non mi viene istintivo e quindi non lo faccio sempre. Okay. No, piano piano, sì, lo sto prendendo come abitudine. Eccoci dunque arrivati al palazzetto, pronto per la partita come sempre. Sei carico, si vede. Abbastanza. Ciao ragazzi, prima di lasciarvi con il video volevamo dirvi che potete venire nella nostra squadra di calcio e sfidare giocatori di tutto il mondo, oppure creare una vostra squadra e sfidarci. Tutto questo è possibile con Football Team Game, che è un gioco per computer, smartphone o tablet, in cui potete sfidarci e non c'è bisogno di scaricarlo, e lo trovate nel link in descrizione. Esatto, registratevi su Football Team Game così da poter battagliare assieme contro gli utenti di tutto il globo, oppure potete sfidarci contro, cosa che insomma non vi auguriamo e non vi consigliamo. Intanto questo è il nome della nostra squadra, DimFC, e questo è il nostro logo di Football Team Game. E allora vi invitiamo tutti a far parte della nostra squadra, però solo i migliori, solo i più forti potranno entrarne a fare parte. E allora ragazzi, passate dal link in descrizione per far parte della DimFC e ottenere 200 punti energia gratuiti. Non perdete tempo, unitevi a noi. Eccoci sul parquet del palazzetto dello sport di Baricella per raccontarvi quella che sarà la 13ª giornata del campionato di Serie B, nonché prima gara del nuovo anno, prima gara di questo 2023, una partita dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, Balsa Sant'Agata. E anche questo è uno scontro diretto, due posizioni di classifica tra le due squadre, è una partita che entrambe le squadre vogliono assolutamente vincere. Il Sant'Agata potrebbe aumentare il divario e il vantaggio sul Balsa, portandosi a più 5 con un'eventuale vittoria. Dall'altra parte il Balsa potrebbe scavallare in classifica e andare a più 1 dal Sant'Agata. Partita quindi delicatissima. Partita delicatissima anche perché oggi c'è lo snodo principale tra chi dovrà lottare per la salvezza e chi invece potrà ambire a qualcosa di più alto, ovvero i playoff. Infatti il Balsa viene da una vittoria, meritata 2 di fila, ma vincendo con un ottimo 6-3, anche gli avversari vengono da una vittoria per 9-5 contro la Vigor Fucecchio. Invece il Balsa viene da 2 vittorie di fila, molto bene a livello psicologico, c'è da capire se i ragazzi di Veli Mirandrecci riusciranno a mantenere questo range sia a livello di prestazione che a livello di risultati. E oggi è un po' appunto lo snodo principale, come dicevamo prima, del campionato, e staremo a vedere come andrà. Ma soprattutto nel mezzo c'è stata la sosta, bisogna capire anche come entrambe le squadre reagiranno appunto a questa pausa. E allora noi andiamo a preparare l'attrezzatura, a piazzare le videocamere, così da potervi narrare nella maniera migliore possibile Balsa Sant'Agata. Eccoci nel pre-partita, pronti ad intervistare Fabio. Quali sono le tue impressioni prima dell'inizio della partita? Sicuramente è una partita difficile, in classifica sono un po' più in alto di noi, quindi è una partita che dobbiamo vincere, è importante fare punti in questa partita. Sarebbe importante dare continuità a quanto buono prodotto nelle due gare antecedenti prima dell'inizio dell'anno, due vittorie, bisogna continuare su questo range. Sì, siamo andati bene nelle ultime partite, quindi sì, dobbiamo pensare a continuare con le stesse prestazioni e la stessa scia che abbiamo preso. Come sono iniziati gli allenamenti nel nuovo anno? Gli allenamenti sì, sono andati bene, ci siamo allenati molto questa settimana, penso che siamo pronti per poter far bene oggi. Ti aspetti di avere un minutaggio maggiore o più o meno credi sarà sempre quello? Più o meno penso che sarà questo per un po' di tempo, poi spero piano piano di prendere un po' più minutaggio. Cercherai anche il gol oggi rispetto magari a... Se il gol arriva meglio, ma comunque spero solo di fare bene, di usare la squadra e di vincere. Gioma Quaresma che chiedeva in un commento, insomma te lo riassumo un po', di affidarti più al tuo istinto anziché a tutta la tattica o le idee in testa che hai, che ora magari sono di difficile elaborazione, però tra qualche tempo ti verranno più facili. Quindi nel mentre affidati un po' a quello che è il tuo giocatore anziché focalizzarti troppo sulla tattica. Cosa ne pensi di questo commento? Ringrazio per il consiglio e proverò a mettere in atto quello che mi ha detto. Sì, è un po' più difficile affidarsi all'istinto in questo momento in cui ho molta tattica per la testa, molti pensieri su cosa devo fare. Quindi dici che è difficile liberarsi dai pensieri, insomma da quello che devi fare, anche perché nel calcio 5 è più difficile, anche perché se sbagli equivale a dire quasi gol certo per la squadra avversaria. Sì, è più difficile affidarsi all'istinto perché ho meno possibilità di sbagliare, cioè ho molte più problematiche sbagliare nel calcio 5 rispetto al calcio. Nei filmati effettivamente si vede che giochi ancora un po' troppo da giocatore di calcio 11. Sì, certo, è normale, penso che, cioè, si veda che vengo dal calcio 11 e che devo ancora migliorare molti aspetti, soprattutto sì, abituarmi a stoppare la palla con la suola sempre. Le mie domande non possono mai mancare, devo cercare di toglierti un po' di questa diplomazia. Voglio partire subito con una domanda un po' particolare, ovvero c'è stato di mezzo la sosta per i ragazzi, chiaramente sarà passata solo una settimana, però
però di mezzo appunto ci sono state le festività. Cosa ti aspetti dalla partita di oggi sotto questo aspetto? Sì, sicuramente è più difficile rientrare dopo la sosta, anche se è stata solo una settimana. Comunque penso che abbiamo compensato con gli allenamenti dell'ultima settimana, quindi penso che siamo in forma e possiamo puntare a vincere la partita. Dunque noi ringraziamo Fabio per le risposte che ci ha dato, gli facciamo un grosso in bocca al lupo per questa partita, per questo primo esordio stagionale, e poi dopo a fine partita ci racconterà il suo gol. Va bene. Andiamo. Abbiamo quasi finito di montare tutta l'attrezzatura, ci manca solo questa telecamera che andrà a inquadrare quella porta lì. Intanto stiamo vedendo un allenamento molto intenso, molto bello, i ragazzi sembrano sentire tanto questa partita. Oggi è difficile. Questa casacca ha il suo stile secondo me. E mi raccomando, iscriviti al canale, il 80% di voi ancora non è iscritto, la percentuale non è cambiata. Fateci questo favore, vediamo se riusciamo a portarci quantomeno al 70% prima del prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi. In cabina di regia è tutto pronto, si parte. Tutto pronto, seguiamo l'ingresso in campo delle due squadre con i direttori di gara che hanno dato il proprio in bocca al lupo ai protagonisti della 13ª giornata del campionato di Serie B. Ultimo incontro del girone di andata, il Balsa per capire chi è veramente il Sant'Agata, per continuare a trovare le risposte trovate nell'ultima giornata, il 17 dicembre contro la Vigor Fucecchio. Sicuramente entrambe le squadre vorranno dare un seguito alle loro vittorie, ai loro successi. Il Balsa viene da due vittorie consecutive e vedremo se non ci sarà due senza tre. Il fischio del direttore di gara e ora il cenno di fair play, il 5 con Fabio ora inquadrato. Speriamo che anche oggi possa fare bene. Un Fabio che sta entrando sempre di più nei meccanismi. Intanto vediamo la classifica, quello che dicevamo poc'anzi. In caso di vittoria il Balsa potrebbe andare a 13 punti e sorpassare il Sant'Agata Futsal. Sì, sicuramente i playoff sono ancora abbastanza lontani, però da qualche parte poi bisogna pure partire con i punti. E vedremo se oggi il Balsa troverà tre punti importanti per risalire la classifica e adesso guardare alto, guardare i playoff. Ma adesso osserviamo un minuto di silenzio per Gianluca Vialli. Bel ricordo di Vialli che ci ha lasciato qualcosa di importante anche noi durante il nostro percorso calcistico. È una perdita sicuramente che fa male al mondo del calcio. Intanto andiamo a leggere le formazioni delle due squadre. Il Balsa parte con Di Bitonto in porta, davanti a lui Pozzi, laterale destro, Calaia, laterale sinistro, Conti, il capitano davanti. Nuova indiscrezione tattica con Fadiga che assumerà il ruolo da pivot. Dalla parte opposta invece troviamo con la 1 Annichiarico in porta, davanti a lui Straface, uno dei giocatori più importanti del Sant'Agata. Laterale destro Bruno Salerno, capocannoniere della propria squadra con 22 gol. Laterale sinistro Garofalo, il capitano, davanti a lui il pivot Canale con la 12. Sì, sicuramente lo schieramento di Fadiga davanti è una nuova indiscrezione, come dicevi te. Manca Maisi nella partita di oggi, era un ex. Vedremo se comunque Fadiga riuscirà a far sentire il proprio contributo lì davanti. E adesso Fadiga che è pronto a battere il calcio d'inizio della 13ª giornata del campionato di Serie B. Gioca indietro per Pozzi che va da Calaia, pettina la palla con la suola, cerca una soluzione, ora numero su Garofalo, poi va da Conti che cerca lo sprint, viene fermato da Bruno che gioca la palla per Canale, va dentro da Garofalo, Garofalo uno sguardo dentro, ancora Canale, arriva subito il gol di Canale, il 14esimo stagionale, ma il Balsa sta dormendo. Sì, il Balsa non è partito bene, ma credo già quando il pallone lo avesse tra i piedi Calaia, che non aveva tante soluzioni, ha dovuto forzare un po' la giocata e poi da lì errore di Conti e poi la ripartenza con il gol di vantaggio del Sant'Agata. Vediamo qui molto bene, molto bravo il capitano Garofalo che con un altruismo estremo cede il pallone. 20 secondi sono bastati al Sant'Agata per trovare il vantaggio. Cerca una soluzione davanti a sé, la trova in Conti, poi torna da Calaia, numero su Garofalo, attenzione ancora Calaia fino in fondo e arriva la parata di Annichiarico. Ma qui che magia ha fatto Nicolas Calaia. Fallo laterale per Garofalo, Straface, bello il dialogo tra i due. Ora ancora Garofalo, bellissimo il pallone per Shafri, attenzione Shafri, Di Bitonto forse tocca ma... toccato duro alla mano destra di Bitonto che poi si rialza senza troppi problemi ed è pronto a ribattere subito, lo fa ora per Roby Conti. Adesso Straface, bellissimo il dialogo con Di Norcia, ancora Straface, la palla si perde di poco alta sopra la traversa, osserva Di Bitonto che però pareva controllare senza troppi pericoli. Adesso la palla dentro per Simone, la parata bellissima, poi Fogli e arriva l'intervento monumentale del capitan Garofalo che salva la rete dell'1-1. Che intervento di Garofalo. E ora Fabrizio Simone dentro per Ferrante. Ancora Simone, si appoggia per Fusca, bello l'1-2 tra Fusca e Simone, la palla messa al centro di pochissimo, non arriva l'appuntamento col gol già Luigi Ferrante, ma dovrebbe esserci stata una deviazione di Straface se non ho visto male. E vediamo qui, si dispera già Luigi Ferrante perché sapeva di avere tra i piedi la palla del potenziale 1-1. Sì, forse il portiere ha toccato, comunque bella azione questa del Balsa, dirà poi dell'esito. Fogli, uno sguardo al centro, poi decide di andare da Fusca. Che va da Ferrante, Ferrante contro Laufi, di forza Ferrante che vince un rimpallo, vince anche il secondo, Ferrante fino in fondo, Gianluigi,
Ferrante, quarto gol in campionato, un gol alla Higuain, con prepotenza, con rabbia, con forza, l'ha voluto e l'ha ottenuto Gianluigi Ferrante, il quarto centro in stagione. Il gol di prepotenza, molto bravo Ferrante, ben detto prima, come stesse arrivando diversi pericoli nella zona del portiere del Sant'Agata, ed ecco la realizzazione, la rete del pari di Ferrante. Vediamo qui con quanta rabbia, con quanta prepotenza le ha vinti tutti i rimpalli che poteva vincere. Entrato molto bene in partita Gianluigi Ferrante. Ferrante è un giocatore molto importante anche sotto l'aspetto psicologico della squadra. Bravo tecnicamente. Adesso rischia tantissimo. Calaia con un'altra magia per Conti che non riesce a calciare di prima. Dunque Bahi in uno contro uno con Ferrante. Vediamo se lo sfida Bahi. Fa fuori Ferrante. La palla dentro per Di Norcia. Murato da Conti, che può tramutare l'azione da offensiva in offensiva, ma si va a riprendere il pallone. Ancora Canale che va da straface, dentro per Di Norcia, cerca il dribbling, Ferrante lo ferma. Qui il balzo è scoperto e ora straface, dialogo bene con Di Norcia, e poi sempre lui, Antonio Di Norcia, quarto gol in stagione. Palla persa, una palla sanguinolenta, e arriva così il nuovo vantaggio del Sant'Agata. Sì, anche perché poi il Sant'Agata non è che stesse creando particolari pericoli verso la porta di Di Bitonto. In questo caso non può moltissimo sulla conclusione di Di Norcia, che comunque è bravo nel finalizzare questa conclusione. Conti va da Calaia, che sfida straface in uno contro uno. Conti pettina, Calaia, il destro di Calaia, e ora apre la mano Annichiarico. Nicolas Calaia che si va a riprendere il pallone, poi litiga un po' con quest'ultimo, e ora Sciafri può ripartire. Molto bene Sciafri, e qui fallaccio di Crescione che si va a prendere il secondo giallo della partita. Adesso Garofalo ha qualcosa da dirgli, tanto nervosismo ora in campo. Sì, fallo che ovviamente c'è, però comunque è un fallo tattico. Adesso si sta scaldando anche Fabio, che è pronto a fare il suo ingresso in campo proprio per Crescione. E ora le indicazioni di Calaia. Sì, questo è un momento anche particolarmente difficile. Dopo il 2-1 il Balza ha accusato un po' il colpo. Straface lascia a Garofalo il destro, para Di Bitonto, poi Fabio. Scucchiaia per Calaia, il controllo di tacco del numero 10, Abra Calaia qui, dentro ancora per Fabio, che torna da straface, capisce tutto il numero 13, poi Fabio rinviene sempre su straface, mette il pallone in out. Sì, bravo Fabio ad alzare il pallone per Calaia, che poi duplice tocco di tacco, grandissima giocata. Ora Di Bitonto va da Pozzi, dialoga ancora con Fabio, il controllo con la suola da parte del numero 11, che poi cerca una soluzione, la trova in Conti. Adesso viene chiamato il tie break. Adesso vediamo le indicazioni di Gianluigi Ferrante per un Fabio comunque entrato bene. Sì, Ferrante lo guida moltissimo Fabio. Non è la prima volta che lo vediamo. Dà molti consigli. E ora Conti, pronto a sparare col destro. Il palo di Conti, la palla rimane lì. Conti, ancora il destro. E poi, attenzione, forse un fallo di straface su Fabio. L'arbitro che ha due passi dice che non è fallo, e quindi si può ribattere con la battuta. Affida il pallone a Calaia, molto bene con le mani Calaia, poi decide di mandare a spasso due avversari. La palla rimane lì, attenzione alla ripartenza. Sciafri, Fabio chiude molto bene, poi Pozzi gioca il pallone in direzione di Conti in uno contro uno con Garofalo. Garofalo si rifugia in calcio d'angolo con un tackle in scivolata a salvare il Sant'Agata. Su Canale gioca la palla dentro per straface, che torna da Canale, il mancino respinto da Conti, poi Fabio argina il tentativo di Garofalo, ma non di Canale, che va vicino alla rete del potenziale 3-1. Tanto esce anche Conti e Fabio. Al posto di Fabio entra Simone. E ora indicazioni di Andrejc nei riguardi dell'unico giocatore mancino in squadra. Ora Simone verticalizza per Fadiga, la palla rimane lì, numero di Simone, poi Fadiga dal nulla tira fuori il gol del 2-2, terzo centro in Serie B per Ettore Fadiga, un fulmine a ciel sereno per il numero 3 del Balza. Sì, anche questo è un gol di cattiveria, molto bravo Fadiga che da terra trova una conclusione, non era facile, è bravo nel marasma comunque difensivo e generale a trovare il gol del 2-2. Vediamo tanto traffico, sola di Simone, poi sbuca la gamba sinistra di Ettore Fadiga, che d'improvviso, quando nessuno se l'aspettava, forse nemmeno lui, riesce a indirizzare il pallone alle spalle di Annichiarico. E il primo tempo finisce così, col punteggio che dice Balza 2, Sant'Agata 2. Un bellissimo primo tempo, un Balza partito male, poi si è messo a posto. Sì, sicuramente il livello delle due squadre è piuttosto simile, 2-2 che ci può stare per quanto si è visto, occasioni da una parte e dall'altra. Il Balza comunque ha messo più in difficoltà il portiere avversario. E ora vediamo, le squadre vanno nel tunnel degli spogliatoi. Eccoci alla fine del primo tempo, il punteggio al palazzetto dello sport di Baricella dice Balza 2, Sant'Agata 2, un match in cui la prerogativa è stato l'agonismo, un Balza in difficoltà soprattutto all'inizio, poi si è ripreso bene. Sì, partita molto bella, molto intensa, un 2-2 che comunque ci può stare. Il Balza ha prodotto tanto, ha creato tanto e si trova poi giustamente anche sul risultato
risultato di pareggio. Adesso vedremo nel secondo tempo come cambierà la partita. Bisogna capire anche se Fabio verrà riservato un minutaggio diverso. Nel primo tempo ha avuto praticamente qualche spicciolo, è entrato quando mancavano 6 minuti alla fine, è uscito quando ne mancavano 2. Speriamo che nel secondo tempo possa trovare qualche minutino in più. Speriamo anche che il Balsa riesca a portare a casa punti, perché oggi sarebbe importantissimo per il morale, per la classifica, per dare continuità a un percorso che è iniziato bene, soprattutto nel mese di dicembre. Andiamo dunque con il secondo tempo per seguire questa partita e per capire quale sarà il risultato finale. Straface. Pronto a battere e lo fa ora. Poi la spallata di Calaia, che di mestiere si va a riprendere un pallone importante. Poi ripartire il contropiede del Balsa con Calaia. La punta di Calaia. Anne Chiarico in qualche modo. Poi la palla rimane lì. Attenzione Conti. Lo spazio per il destro. Sciafri si frappone tra il tentativo di gol e il pallone, attenzione, Conti subito dentro per Fadiga e arriva il vantaggio. Quarto gol in campionato e ora per la prima volta è 3-2 Balsa e vantaggio Balsa. Sì, sicuramente qua si è fatto trovare un po' impreparata la difesa del Sant'Agata. Palla in mezzo, un po' troppo morbidi in questo caso i difensori della squadra ospite. E poi bravo Fadiga a mettere a segno, gol che vale il 3-2. Bravo Fadiga a sganciarsi, a non farsi vedere da Straface. E poi dopo anticipa il tempo. Non ce l'aspettavamo neanche noi questo gol. Invece molto bravo Conti a fornire l'assistenza necessaria per la rete del 3-2. E adesso Calaia fa tutto bene. Abra Calaia ancora una volta. E adesso può ripartire il Sant'Agata. Straface dentro, Sciafri. Dura pochissimo la gioia del Balsa. Abdellah Sciafri, quarto gol stagionale anche per lui, e pareggia i conti. Il Balsa davvero non riesce a mantenere il vantaggio. Sì, sicuramente una fase difensiva non impeccabile, forse un pelo in ritardo nel chiudere la diagonale, però circostanza difficile, praticamente 2 contro 1. In questo caso la fase difensiva non impeccabile del Balsa. Dentro per Conti, esce Straface, Conti lo spazio per il destro, Conti! Lo aspettavamo da tutta la partita, il 16° gol stagionale di Roberto Conti. Una partita non da Roby Conti, ma ci mette lo zampino. Ed adesso è di nuovo vantaggio Balsa, 4-3. Rivediamo anche dal replay, palla messa giù da Fogli che va per Conti, troppo spazio, la difesa troppo piatta, è uscita in ritardo e poi Conti con il suo destro, insomma, gli basta poco spazio per calciare, lui cerca di calciare sempre. Comunque gol difficilissimo, perché è vero lo spazio gliel'hanno concesso, però posizione defilata e il destro di Conti è veramente quasi imprendibile. Dialogo con Conti, ancora Simone, tutto solo Conti, decide di non usare il sinistro e di calciare con la punta destra. Scelta opinabile in questo caso per Fabrizio Simone, che avrebbe potuto mettere un'ipoteca sull'incontro. Straface col destro, uno schema per Garofalo, la palla tocca la traversa e si perde sul fondo, vicinissimo. Fadiga dentro per Calaia che spalleggia con Straface, ancora Calaia e ora Anni Chiarico, poi Simone! Fabrizio Simone, arriva anche il gol del 5-3 e questo è un gol pesantissimo. Vediamo l'esultanza di Nicola Scalaia, appena rientrato in campo, è partita da lui l'azione del 5-3. Sì, ma sicuramente qua Simone finalizza in una maniera incredibile, anche prima aveva cercato la punta, non era riuscito a trovare il gol, in questo caso bravissimo nella conclusione, che prende il tempo al portiere e fa 5-3. Un gol da calcio a 5 da manuale. Adesso è uscito Calaia che ha problemi fisici, raggiunge l'uscita per prendere una boccata d'aria. Adesso qui però bellissimo il dialogo, attenzione, Di Norcia gioca la palla per Lofi che torna da Di Norcia e arriva la rete che accorcia le distanze da parte di Antonio Di Norcia. Quinta marcatura in stagione. Da lì non è scontato passare il pallone, molti altri avrebbero calciato verso la porta, lui ha deciso di giocarla di Norcia, è stata la scelta migliore, la più saggia, quella che porta poi al 5-4. Un po' come abbiamo visto nel primo tempo sull'asse Garofalo Canale, questa volta l'asse era Laufi di Norcia. Poi Fusca torna indietro da Di Bitonto, il rinvio un po' forzato, capisce tutto Di Norcia che va dentro per Straface, il tocco sotto di Straface, fa solo gol importanti e gioca partite super, eccolo qui Gianluigi Straface. Trova il gol del 5 pari il Sant'Agata, favorito da una mancata buona costruzione della squadra di casa. Bravi, sì. Comunque vediamo qui il rinvio forzato di Di Bitonto, Ferrante è scappato, Di Bitonto invece voleva una soluzione vicina e poi il tocco morbido, il tocco sotto. E poi quello devi fare, molto bravo, perché poi si gira, non vede neanche la porta, quasi a intuito, la battezza con il pallonetto, scelta migliore. Adesso Sciafri cerca lo spunto che non riesce su Pozzi, che gioca ora questo pallone a Fadiga, che cerca il destro con la punta, ha cercato il gol, ha cercato la tripletta. Calaia che gioca di prima questo pallone per Conti, Conti tutto solo e poi Anni Chiarico con la collaborazione di Garofalo si rifugiano in calcio d'angolo. Ha provato a concludere, lo spazio era poco, non è riuscito a trovare di meglio oltre che il calcio d'angolo. Straface il dialogo molto buono con Canale, ma poi Calaia si va a riprendere il pallone e lo cede a Conti, che
Perde un altro pallone, attenzione alla ripartenza di Straface, poi Pozzi, come se avesse fatto un gol. Ora Simone fallisce clamorosamente questo 2 contro 1, capisce tutto Canale che va da Garofalo dentro per Straface! Vicinissima la rete del 6-5, Straface sul petto di Conti. E ora Pozzi cerca la verticale, bene per Calaia, attenzione Calaia con la suola per Simone! Cosa ha inventato ancora Abra Calaia? E poi Simone batte subito e sbaglia tutto. Un secondo e ora deve spedire il più lontano possibile questo pallone. Conti lo fa ora, ma arriva il pallone sui piedi di Straface. Fortunatamente l'arbitro ha fischiato la fine della partita. Il punteggio dice Balza 5, Sant'Agata 5. Come hai visto questa partita, Fre? Partita molto spettacolare, sicuramente ci siamo divertiti molto. È una partita comunque molto combattuta. Il Balza porta via questo pareggio sicuramente con tanto rammarico. Terzo risultato utile di fila, cosa mai accaduta in quel di Baricella. È successo oggi, comunque si parte da un punto importante contro una squadra che è venuta qui per vincere. È riuscita anche quasi a portare a casa i 3 punti la formazione di Velimir Andrejc. Purtroppo però ha pagato e ha peccato un po' di esperienza probabilmente. Tanto vediamo anche bel gesto finale di fair play tra le due squadre che si danno il 5 sia prima che dopo l'incontro. E adesso andiamo a sentire quelle che sono state le impressioni dei protagonisti in campo dal parquet del palazzetto dello sport di Baricella. Eccoci nel post partita di Balza Sant'Agata, il punteggio finale dice 5-5, dunque parità. Partito molto bene il Sant'Agata, dopodiché il Balza ha ribaltato le sorti, una seconda frazione veramente molto positiva per i ragazzi di Velimir Andrejc, nonostante il 5-3 sono stati raggiunti nel finale, dunque pareggio. Partita molto confusionaria, si può dire, 5-5 che ha portato a vedere attacchi molto forti, squadre molto concrete in fase realizzativa, un po' meno in fase difensiva, hanno lasciato tanto e sicuramente anche il Balza ha più di qualche responsabilità. Adesso andiamo a sentire anche Fabio, un Fabio che ha giocato particolarmente poco. Vuoi aggiungere qualcosa, Fre? Sì, diciamo sulla partita alla fine questi sono più 2 punti persi che sicuramente un punto guadagnato. L'andamento della partita ha portato appunto a vedere secondo me un Balza che era favorito e che probabilmente a livello qualitativo poteva sicuramente mirare alla vittoria. Direi che possiamo andare a sentire Fabio, vedere le sue impressioni, nonostante poi non abbia giocato particolarmente molto. Eccoci col secondo portiere Steve Caccavale. Quali sono state le tue impressioni dal campo? Ma guarda, posso dire che è stato difficile quando siamo partiti prendere gol subito 1-2 su una disattenzione, poi siamo riusciti a ribaltarla. Ovvio che è una squadra esperta quella del Sant'Agata, sono tanti anni che fanno questa categoria, io poi li conosco tanti, Garofalo, Anichiarico in porta, peccato per Bruno che ha giocato anche con noi, comunque una squadra molto esperta, sono riusciti a ribaltarla e poi di nuovo noi siamo andati sopra e dovevamo, lì potevamo portarla a casa. Bruno che tra l'altro è il capocannoniere del Sant'Agata con 22 gol, 17 in campionato, quindi il trascinatore della squadra, si è infortunato dopo pochi minuti, un bene seppur dispiace conosco, per Bruno, sì, perché è un mio amico, mi dispiace, spero che stia bene, dopo gli scrivo perché comunque è stato un brutto cioè è stata una brutta dinamica, speriamo che stia bene. Comunque sì, diciamo che come episodio a livello di campo sposta molto Bruno e non averlo poteva influenzare la partita di più di quello che invece non è stato. Peccato verso la fine, perché alla fine dopo averla ribaltata e essere sul punteggio di 5-3 sembrava che l'inerzia fosse per il Balza e a quel punto gli sembrava quasi chiusa la partita. Lì si vede l'inesperienza, lì si vede di chi fa questo sport a questi ritmi da tanti anni e chi invece come noi ne abbiamo ancora da mangiare e arriveremo. Comunque è un punto che è pesante per la nostra classifica, che dimostra che siamo a un certo livello e dobbiamo continuare a lavorare e speriamo di avere ambizioni più alte di quelle che adesso abbiamo. Grazie. Allora noi ringraziamo Steve Caccavale, grazie mille Bomber, grazie. Alla prossima, grazie. Bocca al lupo. Grazie mille, ciao. È arrivato Fabio per fornirci anche oggi la sua intervista. La partita è stata molto complicata, prima parlavamo di Steve, di inesperienza, è stato sicuramente questo il fattore che ha influito sulla tua poca prestazione magari oggi? Sì, direi che è quello, cioè più che altro sì, ho giocato poco, forse perché la partita comunque era una partita delicata, messa molto sul piano tattico, sì magari il mister pensava che non potessi dare così tanto contributo alla squadra. Comunque focalizzandoci sui 4 minuti che ha giocato nel primo tempo, non ho visto un Fabio entrare male in partita. Sotto l'aspetto tattico comunque sei stato abbastanza concentrato e penso che tu abbia disputato una buona prestazione. Come pensi di aver giocato oggi? Penso di aver avuto, di aver fatto una partita normale, niente di eccellente, cioè una partita molto molto normale, standard, e quindi cioè mi dispiace di non aver potuto magari fare un po' di più. In generale poi a livello di squadra come valuteresti la prestazione dei tuoi compagni? Allora, era una partita difficile, penso che siamo stati bravi a ribaltarla, non siamo andati sotto diverse volte, però sicuramente ci sono state diverse imprecisioni difensive, anche quando eravamo in vantaggio di 2 gol si poteva sicuramente gestire meglio. Bene, comunque possiamo ringraziare Fabio per averci fornito questa intervista come sempre. Direi che possiamo andare quindi in chiusura. Antimo, vieni pure. Eccoci ragazzi, grazie per essere arrivati a questo punto del filmato. Noi vi ringraziamo, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un like, condividere, commentare e come tutti i giovedì vi aspettiamo qua. Noi vi salutiamo e al prossimo video. Ciao a tutti.